Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio anche al sindaco di Atri Pier Giorgio Ferretti, siete proprio all'esterno dell'ospedale San Liberatore di Atri. Ciao, buongiorno. Sì, grazie, grazie Jacopo, buongiorno, siamo all'esterno dell'ospedale San Liberatore di Atri, buongiorno al sindaco Pier Giorgio Ferretti, grazie ovviamente per averci voluto dedicare qualche minuto del suo tempo nel nostro TG. Allora sindaco, ci eravamo visti quasi un mese fa, che era quella sicuramente una situazione di grande emergenza. È passato un mese, l'emergenza resta, l'ospedale di Atri già da diverso tempo un ospedale Covid-19, qual è ad oggi la situazione? Beh, la situazione chiaramente ha avuto un'evoluzione, l'ospedale di Atri indubbiamente continua a rispondere in maniera eccellente a quella che è l'emergenza dettata dalla pandemia in corso. Ad oggi ci sono 83 ricoverati tra Covid e sospetti Covid, perché l'ospedale è tutto destinato naturalmente, come è noto, ai malati Covid, e ci sono stati circa addirittura 140 dimessi, e l'ospedale ha accolto nel corso del tempo non solo malati della provincia di Teramo, ma è stata anche sfogo, come lo era prima da sempre l'ospedale di Atri, anche per la provincia di Pescara. Mi pare che intorno a circa 40 ricoverati dalla provincia di Pescara ci sono stati nel corso di questo mese. Come dicevate prima, si è iniziato anche con la sperimentazione, che sta funzionando, sembrerebbe molto bene, a Udine, dell'ozonoterapia. C'è stata un'autorizzazione regionale per il primo paziente, si è in attesa di quella che è una più ampia autorizzazione complessiva da parte del comitato etico. Sindaco, lei nei giorni scorsi ha voluto giustamente sottolineare la grande professionalità, il grande impegno costante quotidiano di medici sanitari e tutti coloro che lavorano ormai all'interno questo dell'ospedale. Non lo devo dire più io, insomma, basta sintonizzarsi anche su Rai 1, nel senso, quella che è stata la risposta del presidio ospedaliero di Atri era una risposta su cui io ho creduto per primo dall'inizio, ma oggi non serve più che lo dica io, non serve più che io ringrazio testimoni quella che è la professionalità e la generosità umana di quelli che sono tutti i dipendenti, gli operatori sanitari e non sanitari del presidio ospedaliero. Possiamo dire, ne avevamo parlato anche qualche settimana fa, che questa riconversione del San Liberatore in ospedale Covid apre importanti orizzonti per il futuro di questa struttura, di questo presidio ospedaliero. Certo, ci sono tante voci in giro, so che tecnici del presidio ospedaliero stanno già lavorando per una riconversione graduale dell'ospedale San Liberatore. Quello che noi chiediamo e su cui abbiamo avuto rassicurazioni è che l'ospedale torni ad essere quello che era prima. Anche in questa occasione ricordo che dopo l'ospedale del capoluogo teramano era quello che offriva le maggiori prestazioni in termini specialistiche di tutta la provincia di Teramo, accogliendo anche parecchi pazienti dalla provincia di Pescara, con un potenziamento, perché un potenziamento in alcuni reparti, specie ad esempio di anestesia e rianimazione, implicherebbe che dall'ospedale di Atri su alcuni reparti e su alcuni servizi, su alcune prestazioni, si potrebbero addirittura eliminare tutte quelle che sono le liste di attesa della provincia teramana. Sindaco, prima di coinvolgere anche lo studio, parliamo un attimo della situazione generale. C'è un lento, graduale calo di positivi nella nostra regione, però ci sarà ancora molto da lavorare, perché i numeri inducono all'ottimismo, ma la situazione non è assolutamente risolta, l'emergenza resta. L'emergenza resta, questo è chiaro, altrimenti il periodo della quarantena, la cosiddetta fase 2, sarebbe già iniziata. Invece, se evidentemente il governo ha ritenuto di dare inizio a questa fase il 3 maggio, vuol dire che dobbiamo porre ancora molta attenzione su quelli che sono le attenzioni riproposte dal governo. Sulla fase 2 anche noi ad Atri ci stiamo organizzando. Per quanto riguarda i buoni pasto, ne abbiamo consegnati circa 2.800, quindi un grosso numero, e per questo ringrazio anche gli uffici e tutti i volontari
che si sono azionati in maniera decisamente tempestiva. Sulla fase 2, ecco, l'obiettivo adesso è anche porre l'attenzione, l'amministrazione sarà molto attenta a tutte quelle che sono state le saracinesche chiuse in questo periodo e che hanno bisogno chiaramente di una mano. Jacopo, sì. Il sindaco Ferretti ci ascolta, certo. Se c'è qualche domanda da studio, certo. Siamo a disposizione. Sì, innanzitutto buon pomeriggio sindaco. Io, insomma, tornando un po' sulla vicenda degli ospedali Covid, volevo un parere dal primo cittadino di un centro che ha un ospedale dedicato alla cura dei pazienti affetti da SARS-CoV-2. Soprattutto in relazione, sindaco, ai contagi all'interno di presidi sanitari, e ne abbiamo avuto purtroppo, ai noi, testimonianza anche nella nostra regione, situazione questa che non mi sembra ci sia stata ad Atri, e questo va ad ulteriore merito. Certo, ad Atri i contagi all'interno del presidio ospedaliero sono stati limitati, se non sbaglio i dati ad una settimana fa, ma quelli che erano significativi, ora non ho avuto onestamente più aggiornamenti, proprio perché questo problema ad Atri è stato limitato, erano stati 4, di cui tra l'altro mi pare 2 non presi all'interno del presidio ospedaliero, sì. Poi a proposito della fase 2, se ne è parlato spesso, la fase 2 per i cittadini, ecco, la fase 2 per i presidi ospedalieri, cioè c'è una prospettiva a brevissimo termine di far tornare il San Liberatore di Atri a essere ospedale Covid, ma anche riattivare alcune specialità, ecco, ci si sta pensando? Ecco, su questo io mi sto sentendo appunto sia all'interno del presidio ospedaliero con la direzione sanitaria chiaramente e con gli altri tecnici che comunque coadiuvano in questo periodo alla direzione sanitaria. Ho detto insomma che come in tempi recenti mi ero sentito anche con il dottor Pallini che ha dato una mano concreta al presidio ospedaliero essendo pure un esperto di situazioni emergenziali, con il dottor Di Quirico oltre che con il direttore Iommarini con la direzione sanitaria aziendale. Io penso, e questo chiederò, questo sta venendo fuori, una riconversione graduale del presidio, cioè proprio per far sì che ci sia un percorso Covid e un percorso non Covid affinché si torni anche a rioffrire quelle che erano le prestazioni del presidio ospedaliero fino a un mese e mezzo fa. Ecco, quindi l'ultimissima è da parte mia. Questo chiederò. Prego, prego. Sì, sì. No, no, ho terminato, va bene. Ok, l'ultimissima da parte mia, ovviamente la ASL ma anche le istituzioni fanno, ovviamente sono i principali protagonisti del tracciamento dei contagi all'interno dei comuni. Ecco, come stanno andando le cose all'interno del territorio comunale di Atri, che per quanto riguarda il centro storico, ok, però poi ci sono anche alcune frazioni che chilometricamente non è facile tenere sotto controllo. Ecco, come stanno andando le operazioni? Ma Atri purtroppo in questo senso è una città in termini di numero assoluto che è stata fortemente colpita dalla pandemia. Ad oggi ci sono 67 casi positivi, peraltro concentrati poco sulle frazioni ma quasi esclusivamente sul centro. Sono numeri che ci preoccupano, tuttavia ecco qualche segnale incoraggiante dai 170 tamponi fatti ai commercianti, alla polizia, ai volontari della protezione civile, quindi a tutti quelli che sono maggiormente a contatto con la popolazione, ci ha dato dei risultati incoraggianti, nel senso che ci sono solamente 2 positivi, peraltro non tra i commercianti, e quindi questo ci fa capire che comunque la situazione rimane piuttosto sotto controllo, nel senso che i problemi legati ad Atri si sapevano quali erano, cioè proprio a ridosso di quello che fu il decreto ci fu una cena corposa ed è lì sono usciti tantissimi positivi, però ecco oggi tra l'altro c'è un'ambulanza dedicata da parte del SIESP esclusivamente ad Atri e si dovrebbero concludere tutte quelle che sono le richieste di tamponi domiciliari e quindi dovremo avere poi un numero abbastanza definito sul numero di casi che auspichiamo non aumenti. Paolo.
Sindaco, allora, prima di sì, grazie Jacopo, prima di chiudere questo collegamento chiudiamo anche con una battuta un po' per alleggerire anche, diciamo, l'argomento. Nei giorni scorsi aveva fatto già so dove vuole arrivare. Nei giorni scorsi aveva fatto un po' discutere un suo gesto, quello di togliere la bandiera dell'Europa dal comune, da Palazzo di Città. Tra l'altro questo episodio l'aveva fatta salire anche gli onori della cronaca non nazionale ma internazionale. Pentito di aver fatto quel gesto? No, io pentito non sono, l'ho detto. E poi anche i motivi di quel gesto? Ma i motivi, io l'ho detto, noi siamo europeisti e tuttavia quello è stato un gesto, se vogliamo così dire, simbolico, quasi a dire provocatorio nei confronti di un'istituzione che comunque sta deludendo anche i più convinti europeisti. Chiaramente non volevo offendere nessuno. E tra l'altro proprio grazie a questo gesto lei è finito su un giornale notissimo. Sì, sul Washington Post, fu intervistato da uno dei tre articolisti di un articolo che il 10 aprile mi pare è stato pubblicato sul Washington Post. Quindi Atri finita. Atri c'è nel mondo, diciamo, se la vogliamo ampliare. Benissimo, allora con questa battuta possiamo chiudere sicuramente sì. Qui questo collegamento in diretta.